Bentornati da Gianluca, il vostro produttore di fiducia. In questo video vi parlerò del Tannino 20 polvere e di come si utilizza. Che cos'è Tannino 20P? Sono tannini di castagno in polvere. È un prodotto molto repellente contro tutti gli insetti, acari, afidi e anche le lumache. Ha un'azione repellente anche contro le formiche, però ricordate che non è totalmente risolutivo, sicuramente proteggerà le nostre coltivazioni, ma non eliminerà completamente il problema. Utilizzato per trattamenti fogliari a secco con un qualsiasi solfatore, magari miscelato con lo zolfo, avrà un fortissimo effetto repellente e in più aumenterà la resistenza alle malattie fungine in tutte le coltivazioni. Si può utilizzare anche negli alberi da frutto, però in quel caso si deve mettere, diciamo, attorno ai fusti per fare del repellente per gli insetti del terreno. Perché utilizzarlo oltre ai trattamenti fogliari acquosi? Perché in sinergia soprattutto con il Tannino 20 liquido aumenterà tantissimo questo potere repellente. E sarà una grossissima protezione, ad esempio, per gli insetti portatori di virosi. Noi lo utilizziamo da diversi anni e riscontriamo grandissimi risultati in tutte le coltivazioni, sia nel pomodoro, sia nello zucchino, nel carciofo, insomma, tutte quelle coltivazioni che possono essere soggette a malattie virali. Come detto nel video precedente, si può utilizzare già nelle piantine per andare a trattare i vasetti prima di metterli a dimora, così per risparmiare, e si può fare anche, se riusciamo a preparare i buchi nel terreno, si può fare il famoso pizzico prima di andare appunto a trapiantare le nostre piantine, in modo da proteggere anche la parte radicale sia da nematodi che insetti del terreno. Si utilizza a dosaggi molto bassi, parliamo di 2 kg per 1000 metri quadrati. Per facilitare questa operazione, quindi per dare così poco prodotto in così tanta estensione, possiamo miscelarlo con semplice zolfo o, nel caso del pomodoro, come ho consigliato, con zolfo ramato. Vi lascerò il link a un video dove faccio vedere come faccio il trattamento a mano in questo caso. I trattamenti vanno ripetuti, magari nelle fasi iniziali, soprattutto se siamo in periodi più caldi, ogni 7-10 giorni, mentre quando la pianta è più adulta o se siamo in un periodo un po' più freddo, possiamo andare ogni 3-4 settimane. Quindi capiamo che il dosaggio è basso e i trattamenti si possono fare anche molto distanti nel tempo. Tannino 20P si può utilizzare sia a pieno campo che in serra. Ci tengo a dire che da quando lo utilizziamo abbiamo pressoché risolto i problemi di virosi e manteniamo benissimo la tuta assoluta in sinergia con i trattamenti acquosi, di cui ho parlato in tantissimi altri video, se qualcuno ve lo lascerò in descrizione. Vi ricordo che questo e altri prodotti sono finalmente disponibili su verdurazone.it. Vi ricordo ancora che sul nostro blog troverete diverse schede dove do dei consigli su come utilizzare, praticamente con dosi e modalità di impiego, sempre questi prodotti, insomma come li utilizziamo noi. Per il resto, continuate a seguirci, iscrivetevi, se volete c'è la possibilità di supportare attivamente il canale abbonandosi, c'è il tasto abbonati per avere ulteriori dettagli. Fate i bravi picciotti! Zecchina, vai fuori Zecchina. Shh, vai fuori. Fuori. Avanti. Vai a casa.